Di fronte agli altri due. Si troveranno faccia a faccia per la prima volta dal giorno dell'arresto, un confronto diretto di sguardi ed espressioni in un giallo che resta ancora tutto da definire. In corte d'assise a Padova, Manuela Cacco, la tabaccaia di Campo Nogara, dovrà ricostruire nel corso dell'incidente probatorio quanto riferito ai magistrati circa le modalità della morte di Isabella Noventa, scomparsa lo scorso 15 gennaio e per il cui delitto sono accusati, oltre alla Cacco, anche l'ex fidanzato Freddy Sorgatto e la sorella Deborah. E proprio Deborah è stata indicata dalle dichiarazioni della tabaccaia quale autrice del delitto dell'impiegata di Albignasego. Una testimonianza resa sulla base di un racconto che la stessa Deborah avrebbe fatto a Manuela. Isabella sarebbe stata uccisa nella villetta di Noventa Padovana da Deborah, che nutriva nei confronti della vittima un profondo astio, anche se nell'abitazione di Freddy non sono state trovate tracce a convalidare questa versione. Il corpo di Isabella non è mai stato trovato, anche se l'ipotesi più verosimile sembra quella indicata dallo stesso Sorgatto sin dall'inizio, che sia stato gettato in Brenta. Mesi di ricerche non hanno dato esito, hanno dato invece esito le verifiche della Guardia di Finanza sui conti di Freddy, con un tenore di vita al di sopra del suo semplice stipendio di autista di autocisterna di carburante. Sembra quasi certo che vendesse gasolio in nero, un'attività illecita che gli consentiva un guadagno di 2-3 mila euro in più al mese. Dove recuperasse il carburante non è stato ancora accertato. Venerdì 14 ottobre in aula forse si capirà qualcosa in più di un delitto misterioso che al momento presenta molti indizi probanti a favore del quadro accusatorio che ha portato in carcere i tre, ma manca la prova regina, il cadavere della vittima.